back! Anastasia, che bello averti qui, grazie davvero della meraviglia che ci hai portato. Senti, l'abbiamo detto da subito, sei piccolissima ma già grandissimi traguardi, una 25enne che ha suonato davanti ai grandi, ai grandissimi. Intanto, com'è che scegli il violino da piccola? Beh, è un incontro diciamo un po' casuale, nel senso che quando ero piccolissima suonavo appunto il pianoforte indirizzata dai miei genitori e un bel giorno incontro il violino, un signore che suonava per strada e suonava penso qualcosa delle quattro stagioni di Vivaldi ed era un suono talmente affascinante, talmente bello che mi ha fatto innamorare. E ti sei innamorata del suono ma anche un po' di Vivaldi? Assolutamente sì, infatti... Infatti il tuo ultimo CD si chiama proprio Vivaldi... Si chiama Amato Bene, tutte le musiche di Antonio Vivaldi, le quattro stagioni e poi ci sono altri due concerti tra cui RV342 in La Maggiore, che è la prima registrazione mondiale. Tu parli benissimo l'italiano. Diciamo che la metà della mia vita l'ho passata qui, per cui... Però arrivi dall'Ucraina. Sì. E com'è che sei arrivata da noi? In Ucraina, un po' in tutto il mondo, comunque l'Italia è molto famosa per la cultura, per l'arte, per la musica, per cui era un po' il sogno di tutti i bambini poter proseguire gli studi in questo paese. E appunto grazie ai miei genitori ci siamo trasferiti e ho avuto questa possibilità. Senti, noi ti ringraziamo per aver scelto noi, perché la tua arte vive anche da noi. Hai suonato più di 60 tipi di violino, è possibile? Non si contano, però tra questi... Di tanti violini ce ne sono alcuni. Ho suonato lo strumento che è appartenuto a Niccolò Paganini per quasi 40 anni, il cannone di Guarnere del Gesù, e devo dire che è uno strumento particolarissimo, anche perché comunque visivamente è uno strumento che ha già i segni. Sì. Devo dire che capisci come mai quella musica è stata scritta anche in quel modo. E... Com'era per te stare lì a suonare su una vita, no? Perché poi suoni, come dici, suoni pezzi di storia. Sì, assolutamente sì. Poi gli strumenti sono sicura che hanno un qualcosa in più, perché non è solamente legno, non è solamente vernice, ha veramente un'anima e uno strumento, siccome noi lavoriamo con le emozioni, uno strumento senz'altro assorbe quello che sono le particolarità delle... Di chi lo suona, per cui Paganini ha lasciato senz'altro un'impronta molto forte su quello strumento e sono stata molto fortunata a poter andare diciamo a lavorare con questo strumento e assorbire quelle che erano i pensieri e la musica di Niccolò stesso. Noi siamo stati molto fortunati a incontrare Anastasia nel nostro percorso, grazie davvero grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, e